Ciao a tutti ragazzi e bentornati in un nuovo episodio di Pokémon Conquest. Nella scorsa puntata siamo riusciti a ottenere il nostro primo castello oltre Aurora, ovvero quello di partenza, ed è proprio Ignis con Pokémon di tipo fuoco. L'abbiamo conquistato dopo una lotta estenuante, pazzesca, con un ribaltone incredibile. Se non avete visto la scorsa puntata, mi raccomando, non perdetevela, perché c'è stato veramente un colpo di scena incredibile. Adesso, anzi alla fine della scorsa puntata, un tizio sconosciuto ci ha detto che ci avrebbe un po' spiegato come reclutare nuovi membri, quindi questa è una cosa molto importante, e questa puntata la inizieremo proprio imparando questa feature di questo gioco, e poi cercheremo di conquistare, lo spero, un altro territorio. Quindi entriamo dentro Ignis e vediamo un po' che cosa fare. Ok, eccolo qui l'uomo misterioso che si chiama Keiji. Ehi, voi due! Oh, è vero, stavo per insegnarvi come fare nuovi alleati. Beh, è abbastanza facile. Non tutti i guerrieri sono parte di un esercito, si vede. Ci sono un sacco di guerrieri liberi qui intorno. Quelli sono separati. Per esempio, lo so, andate a dare un'occhiata in quella grotta. C'è probabilmente, probabilmente ce ne sono uno o due là. Inizia a vedere se è possibile assumerli, insomma. Io? Nah, sono uno spirito libero, quindi non sono uno che ha voglia di stare in un posto per troppo tempo. E comunque, ho alcune cose che devo acquistare in negozio. Arrivederci, Freak, arrivederci. Se n'è andato? Sì. Dove ci ha detto di andare era la grotta? Sì, l'ha detto 2 secondi fa, la grotta. Quindi andiamo subito in questa grotta e spediamo 1 e 2. Vedo già che c'è un tizio, e quindi let's go. Si vedeva nello schermo piccolo. Eccolo qui, col Darumaka. Mostrerò di cosa sono fatto. Ok, eccoci qui, 10 turni. Il turno dell'armata di Freak. Sì, c'è questo Darumaka con 42 punti vita, ruota fuoco, accumulare, benissimo. Lord Freak, sembra che ci siano alcuni guerrieri qui. Siete qui in cerca di alleati, forse? Mi piacerebbe unirvi a voi, vabbè. Se fossi sufficientemente impressionato, e sconfiggiamolo entro 4 turni. Quindi speriamo di riuscirci. E andiamo subito verso di lui, proprio così, di prepotenza. Allora, tu vai di qua e aspetta. E basta, finisce il nostro turno. Però ci dobbiamo sbrigare perché ci sono solamente 4 turni, quindi... Sì. Allora, accumulare, ruota fuoco, bam, sul nostro povero Eevee, che speriamo non venga burnato. Ok, benissimo. Facciamo così, mettiamoci qua. Fight. Ok. Attacco rapido, sbam. E proseguiamo anche con Jigglypuff da questa parte e aspettiamo. Turno del nemico. Vediamo un po'. Si sposta ovviamente da questo lato. In effetti così può colpire entrambi. Però colpisce Jigglypuff. Benissimo, anche perché se dovesse scottarlo sarebbe un po' meno, diciamo, brutto, perché Eevee è più forte. Ok, ora blocchiamolo qui, anche perché tanto sta già dormendo, quindi ciao. Attacco rapido, boom. Ok, e poi attacchiamolo con Eevee. Sì, con Eevee, con Jigglypuff. Dai, ce la puoi fare. Ma dai, togli pochissimo. 1 1 1 1. Ah, è tolto davvero poco. Vabbè, è il turno del nemico. Ma non stava dormendo? Vabbè, ce la dovremmo fare comunque adesso. Mi sa proprio di sì. Quanto ha tolto? 31? Pazzesco. Vabbè, dai. Boom. Vai, Eevee. Attacco rapido. Bam. Ok, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo vinto entro i 4 turni, credo. Sì, vittoria. Vediamo un po' se riusciamo a reclutarlo. Un po' di esperienza per entrambi. Sì, possiamo reclutarlo, benissimo. Quindi questo Darumaka ci può servire assolutamente. Sì, selezioniamo. Vuoi reclutare Rikyu? Sì. Ok, va bene, ci è grati perché abbiamo reclutato lui. Ok, possiamo o sconfiggerli. Ah, ok, per reclutare questi allenatori o ci sono determinate cose da soddisfare. O 4 turni, oppure una mossa super efficace, oppure senza che uno dei tuoi alleati subisca danni. Ok, ci sono altre condizioni particolari, ma noi penso che abbiamo finito. Vabbè, il nostro esercito sta migliorando. Sentirsi abbastanza felice con se stesso, eh? Ah? Ancora tu? Ma che vuole? In effetti è bruttino lui con queste corna qua.
Spero che tu non nozierai solo perché hai vinto Ignis. Eh? Ma che vuoi, perché Aurora è circondato da altri regni. E c'è ancora Greenleaf e Fontaine da visitare. Sai, i guerrieri di Ignis usano maggiormente Pokémon di tipo fuoco, giusto? Forti contro erba, deboli contro acqua. Tutti sanno che, naturalmente. Vabbè, tutti lo sanno. Ok, sì, in effetti i Warlord di Greenleaf utilizzano Pokémon di tipo erba, quindi, dato che abbiamo appena conquistato un... reclutato un Darumaka, possiamo andare a far danno. Ok, mi sa che ora è la tua occasione per fare una mossa. Andiamo, non abbiamo tempo di stare qui a parlare. Dobbiamo arrivare al negozio Ponigiri e poi incrementare l'energia dei Pokémon. Ok. Sì, non possiamo evitare la battaglia. Tutti i guerrieri hanno completato i loro compiti. Vuoi passare al mese successivo? Sì! E noi, questo mese successivo, che non vedrete, allenerò un pochettino la squadra. Perché siete in grado di sfidare i signori della guerra di Greenleaf e Fontaine per una battaglia. Perfetto, più si conquistano regni, più saranno i luoghi che sarete in grado di visitare. Potrai anche incontrare nuovi Pokémon e ogni regno avrà tutta una serie di interessanti nuove località da visitare. E in effetti, se vedete in alto a sinistra, c'è la mappa che si sta un po' ingrandendo, partendo dal centro dove c'era Aurora, Ignis, e ora ci sono anche Greenleaf e Fontaine. Non mi mandare mai da sola da nessuna parte, vorrei stare con te, Lordfreak, se ti va bene. Ok. Allora, direi che sarebbe un suicidio andare a Fontaine, perché noi abbiamo solamente Pokémon di tipo normale o fuoco. Mentre potrebbe essere un'ottima idea andare a Greenleaf, e spero che in questa puntata ci riusciremo. Però, dato che vedo dei livelli abbastanza alti rispetto ai nostri, ora farò un paio di lotte per incrementare il livello di potenza, soprattutto del Darumaka, che ci servirà, ma anche di Eevee e di Jigglypuff, perché non fa mai niente. E quindi ci vediamo fra un mese, in realtà è pochissima, fra poco. Ok ragazzi, nemmeno il tempo di entrare per allenarci, e qui già ci sono due addirittura allenatori da poter reclutare, quindi io direi di andare subito. Sì, assolutamente, e direi di selezionarli tutti e tre. Ci sono quattro Pokémon, di cui due reclutabili, e c'è anche un Charmander. Quindi mostrerò di cosa sono fatto. Volevo evitare un pochettino l'allenamento, però invece evitare nel senso di mostrarlo. Però visto che dovremo andare a sfidare altre armate abbastanza forti, direi che è il caso di aspettare e rafforzarci. Ok. Aumenta anche di parecchio il nostro link, soprattutto quello di Darumaka, ed è ottimo. Ok, 88. Benissimo, possiamo reclutare Charmander e Tepig. Grande, benissimo così. Selezioni i guerrieri che vuoi reclutare, ovviamente tutti e due. Ok, conferma. Vuoi reclutare Takatora e gli altri? Cioè l'altro, solamente uno. Sì, assolutamente. Ok, ci ringrazia e ci servirà anche lui, la stessa cosa. Benissimo, allora, io direi che faccio un ultimo mese di allenamento, soprattutto per questi qua nuovi, e noi ci rivediamo fra pochissimo per andare a sfidare i Warlord di Greenleaf, a fra poco. Ok, eccoci qua ragazzi, siamo pronti finalmente per andare a sfidare un altro castello, ovvero Greenleaf, che ha Pokémon di tipo erba. Io vedo già che i livelli o la potenza vanno da 67, 75, 80 fino a 89. E la potenza totale è 311, mentre la nostra potenza totale addirittura è 455, che singolarmente praticamente vuol dire da un 74 a un 116. Quindi siamo pronti per andare a conquistare Greenleaf, vi spacchiamo in due, e quindi battle! Andiamo! Così, il signore della guerra di Greenleaf usa Pokémon di tipo erba. Questo significa che i nostri tipi di fuoco dovrebbero farcela. Usando il tipo acqua la lotta sarebbe lunga e difficile. Vabbè, sì, questo lo sappiamo. Selezioni i guerrieri che vuoi che partecipi alla lotta contro Greenleaf. Allora, io direi 1, 2, 3, 4 e 5. Tutti, li posso mandare tutti? Via, allora andiamo con tutti quanti. Sei veramente pronto per sfidare Greenleaf? Sì, e quindi andiamo. Va bene, lui non si arrenderà, bla bla bla. L'armata di Freak è apparsa nel regno di Greenleaf! Sì, al tacco! Mi gaso, mi fomento quando vedo la nostra bandiera che va in un altro territorio. Tu sei il signore della guerra di Aurora, non è vero? Ho sentito molto parlare di te, ma non mi aspettavo che tu fossi così giovane. Suppongo che avete bisogno di un po' di energia giovanile in questo mondo vecchio. Forse è il momento per la mia generazione di farsi da parte. Signore Motonari, come puoi dire una cosa del genere? Il nostro esercito potrebbe cadere a pezzi senza la tua saggezza, signor Motonari!
Accidenti, non c'è riposo per i malvagi, eh? Ma come malvagi? Non sembra malvagio. Suppongo che è meglio fare quello che ci si aspetta da me. Non sembra malvagio, forse solamente perché è il nostro avversario. Ma siamo qui, Freaks Army versus Motonaris Army in Greenleaf. Allora, vedo già queste bandierine che... chissà che cos'è. Cioè, mi preoccupano un po' perché non c'erano di solito. Ok, noi siamo un sacco perché io li ho mandati tutti così. Dai al migliore tra noi il benvenuto. Snivy, guardate che carino. Sicuramente il migliore... sicuramente il migliore tra loro. Allora, vittoria, conquista tutte le bandierine. Ah, ecco, la condizione di vittoria è diversa rispetto all'altra. Mentre la sconfitta ovviamente è al contrario. Turni restanti 15. E iniziamo noi, benissimo. Allora, cosa pensi che serva, diciamo, per vincere battaglie? Stai pensando alla forza, giusto? Ma la forza da solo non è abbastanza. Ah, ecco, infatti. Vabbè, ecco perché allora ci sono le bandiere. È ancora più strategico, piuttosto che andare a sconfiggere solamente gli avversari. Allora, abbiamo tre bandierine. Dobbiamo vincere, conquistarle tutte e tre. E direi che possiamo iniziare. Allora, abbiamo un Charmander, un Darumaka e un Tepig. Direi che il Charmander, dato che è da questa parte, si va a posizionare qua. Fight contro l'erbetta? Magari no. Ok, altrimenti ti pigliano per pazzo Charmander se inizia ad attaccare l'erba. Ok, qui c'è Darumaka, poi andiamo a spostare anche Eevee, però direi che potremmo utilizzare la sua abilità per aumentare il range e sbrigarci, andare a conquistare subito. Esatto, spostiamoci fin qui. E aspettiamo. Ok, Jigglypuff è indietro e... che cos'è questo? Ho trovato un passaggio... grande, benissimo. Fantastico, così siamo più avvantaggiati. Jigglypuff con la sua calma, perché lui ha un range bassissimo. Ok, va lì, benissimo. Ah, ok, questo sicuramente sarà un passaggio solamente per i Pokémon di tipo erba, come nella scorsa regione, ovvero nello scorso castello a Ignis c'era il fuoco. E qui, esatto, i Pokémon di tipo erba potranno sicuramente passare attraverso quest'erba. Allora, vediamo un po' come si spostano. C'è Snivy, che è quello che secondo me è più pericoloso ed è anche il più forte. È il nostro turno, andiamo a spostare Tepig. Mettiamolo qui. E aspetta. Adesso. Vediamo se ci arriva Jigglypuff. No, ma neanche per idea. Vabbè, mettiamolo qui Jigglypuff. Ad aspettare. Ecco, aspettare. Però dovevi andare a prendere la bandierina. Non è che dovevi solamente aspettare. Allora, qui c'è un altro passaggio. Ecco, passaggio segreto. Però non rischierei. Prima che poi magari ci porta da qualche parte strana. Mettiamo Charmander qui. Ad aspettare. E Darumaka. Darumaka. Darumaka, dai, facciamolo provare a Darumaka il passaggio segreto. Bene. Benissimo. Ok. Vabbè, dai, Eevee, andiamo a fargli prendere la bandierina, perché quell'altro si è bloccato nella trappola, giustamente. Vabbè. Ok, quando abbiamo la bandierina recuperiamo un pochettino di vita. È il turno dell'armata di Motonari. Vediamo un po' che fa Motonari. Ok, conquista la sua prima bandiera. C'è il Tepig che ti aspetta lì, stai tranquillo. Ok, va bene. Lui è già nel range del mio caro amico. Ok, Snivy è sceso di qua. È il turno dell'armata di Freak. Allora, direi di iniziare ad attaccare con Charmander. Fight. Di qua, esatto, vai. Bracere! Guarda quanto è carino lo sprite, diciamo, di Charmander. Mantell'erba. Aumenta la sua difesa. Super efficace, non togliamo proprio tantissimo, però ci sta. Ah, lui lo possiamo attaccare già da adesso, bene. E attacchiamolo, quindi. Vai, Darumaka! Ruota fuoco! Dai! Accumulare... bam! Super effective! E lo shotta, grande. Ok. Prendiamo un bel premio. Tu non ti vuoi muovere, immagino. Esatto. E tu invece vai qui e attacchi. Vai. Bracere. E beh, ovviamente siamo più forti con i Pokémon di tipo fuoco, però... speriamo di non avere troppe difficoltà. Ok, mandiamo qua Eevee.
andiamo ad aspettare e abbiamo finito il nostro turno. Ok, lui si recupera un po' di vita con la bandierina. Che cosa vuoi fare? Ah, ok, aumenti anche la tua difesa. E lui che cosa vuole fare? Ok, aumenta pure lui la difesa. Ora attacco, non ho visto nemmeno tanto bene. Vabbè, comunque, menta l'erba. Menta l'erba, buh, vabbè. Wine Whip. Ah, un attacco a un range strano questo attacco. Però vabbè, ci sta. Ok. Adesso potremmo o concentrarci su su di lui, su Snivy. Potremmo far così. Però facciamo attaccare prima Tepig. Vediamo se riusciamo a shottare questo Snivy in un turno. Fight contro di lui. Braciere. Vai, dai. Ahia, gli ha tolto davvero poco invece. Pensavo togliesse di più. Mettiamoci qua dietro. Fight. E lottiamo. Ha tolto di più lui con un attacco rapido. Vabbè. Te vai qui a beccarti la bandierina. Tu invece vai qui e devi shottarlo adesso. No, dai la trappola. Dai. Mannaggia, trappola. Queste trappole che poi non hanno senso, cioè non è che da qualche parte c'è un modo per capirlo. No. Stanno lì. Ecco, ora lui magari si va a prendere anche la bandierina. Mi fa anche il coleo morso. Da che doveva morire invece. Vabbè. Comunque. Va bene. Che vuoi? Vabbè. I guess the peaceful days when I can't swag along away. Vabbè, ci racconta un po' di cose strane. Ok. Va subito dritto verso Jigglypuff. È il turno dell'armata di Freak. Meno male che c'è Jigglypuff messo lì proprio a rompere le scatole. Fight contro di lui. Attacco rapido. Sbam. Ok, ora erba aiuto se aumenta l'attacco. Però non so se mi conviene spostare lui. Vediamo se intanto riesco a shottare. Forse non ci arrivo. Ah no, sì, ci arrivo. Bene. Ah, volevo evitare in quel modo la zolla d'erba. Però va bene comunque. Allora, riesco a shottarlo? Penso di sì. Vediamo. Accumulare. Vai contro il Sigwaddle. Mantell'erba. Aumenta la sua difesa. Dai, però hai 17. Dovresti morirci. Ok, benissimo. Allora, siccome questa bandiera non è di nessuno, ecco. Altra trappola. Pazzesco, ragazzi. Pazzesco. Niente, spostiamoci qua. Oppure no, resto fermo qua io. Non mi muovo. Tu non puoi attaccare quello Snivy ormai. E quindi andiamo qui. Fight. Vediamo se riusciamo a shottarlo. Braciere, perché lui si recupera vita con coleo morso, la bandiera, più le pozioni. Vabbè, ormai un punto vita, ragazzi. Un punto vita. Vabbè. Aspettiamo qui con Jigglypuff. Ecco, guardate, bandierina. Se mi dovessi avvicinare mi dovrebbe fare coleo morso. Ecco, lui aumenta la sua difesa. Ok. 24. Toglie tanto. Ok. Lui non fa niente e lui ha passato il turno praticamente. Ok. Oh, grande Charmander, finalmente, guarda. Ok. Direi di attaccarlo subito. Fight. Ok. Così vediamo se riusciamo a shottarlo. No, 8. Ora 4. Dai, forse ce la facciamo. Dai, Jigglypuff. Vendicati del suo attacco di prima contro di te. Ok, dai, un altro colpo. Grande. Grande Jigglypuff. Motonari. Oddio, va bene. Adesso attacchiamo ancora una volta. Potevo attaccare lo Snivy prima col Jigglypuff e poi con Eevee, per poterlo shottare con Eevee e poi potermi muovere ancora. Però, vabbè, ho pensato che magari ci riuscisse comunque anche da solo. Allora, questo Charmander può andare a prendersi la bandierina e può aspettare.
Ok, ci manca l'ultima bandierina, ma ce l'abbiamo fatta. Dai, grandi così, è sempre il mio turno perché... ovviamente... non c'è più nessun altro, non ci sono più nemici. Beh, potresti anche darmela vinta ormai. Vabbè, prendiamoci un po' invece gli strumenti. Questi strumenti finora ho visto che possono essere venduti nei negozi per prendere un po' di soldi. Magari non servono equipaggiati, ecco, monete, insomma... roba così che non ci serve. Ok, andiamo a prenderci... vediamo se lui arriva a prendere quello strumento. Non ci arriva per uno spazio. Vabbè. Però con Tepig riusciamo ad arrivare alla bandierina. E quindi le abbiamo ottenute tutte, finalmente, le bandieras. Ok, vabbè, sì, abbiamo vinto. Perché sei così triste di aver vinto? Abbiamo sconfitto Greenleaf e quindi l'abbiamo conquistata. Ok, prendiamo un bel po' di esperienza con tutti quanti. 4,01, grande. Vediamo un po' Darumaka. Darumaka 4,85. Attenzione, Tepig 4,17. Va bene, quello che ha preso di meno è stato Eevee, in effetti ha fatto un po' meno. Però come forza ci siamo. Attenzione, le mosse che sono state migliorate. Però adesso dovremo andare nella prossima puntata nel castello Fontaine. Quindi, eccoli qua. I Pokémon reclutati di tipo erba che ci servivano. Era proprio quello che stavo per dire, ci servono Pokémon di tipo erba piuttosto che Pokémon di tipo fuoco. Sapevo che quel giorno sarebbe arrivato. Signore Motonari, sicuramente ora posso essere lasciato in pace? Tu, come signore della guerra di Greenleaf, sei più degno di me, Freak. Chiedo solo che ti prenda cura del mio amato regno. Ah, e allora perché all'inizio ti sei ritenuto malvagio? Sei... bravo, sei un apposto. Allora, selezioni i guerrieri che vuoi reclutare. Assolutamente tutti. Li voglio tutti, anche se sono un po' scarsini. 80, 75, 67. Vabbè dai, loro due non tanto, 67 forse un po'. Confermiamo, vuoi reclutare Motuharu e gli altri? Sì. Allora, vabbè, sì, lui è stato uno... ah, non possiamo tenere tutti quanti in uno stesso castello. Vabbè, dai, direi che possiamo mandare... possiamo mandare qui Aurora. Possiamo mandare lui qui. Takage pure qui ad Aurora. Anche se Takamoto sempre qui Aurora. Ok, le truppe si sono ritirate. Io direi tutti i guerrieri hanno completato i loro compiti. Puoi passare al mese successivo. Yes! Abbiamo già un sacco di guerrieri, perché qua ne contiamo 5 e qua ce ne sono altri 3. Allora, la potenza base di Fontaine è 356, mentre loro solamente come tipo erba non basta. 80, loro arrivano addirittura a 103, 95 no. Quindi ragazzi, io off camera ovviamente allenerò tutti i membri. Sicuramente quelli di tipo erba e anche qui, quelli tipo fuoco, li potrei allenare perché mi potrebbero servire successivamente, magari che ne so, Charmander perché mi piace, quindi se dovesse servirmi un Pokémon tipo fuoco vorrei Charmander. E quindi se dovessi trovare qualcuno da reclutare qua in Greenleaf lo farò comunque off camera. Noi in questo let's play ci occuperemo di più come priorità di andare a conquistare i nuovi castelli. Quindi nel prossimo episodio andremo sicuramente a conquistare un altro castello, ovvero Fontaine. Se questo video vi è piaciuto, come al solito vi invito a lasciare un bel like, un bel commento per farmi sapere la vostra. Noi ci vediamo in una prossima battaglia, sempre qui a Pokémon Conquest. Un saluto a tutti quanti, ciao ragazzi!